La seconda stella? La prossima volta. La prossima volta. Anche perché diciamo la verità, tutto è finito come doveva finire. In un campionato normale, la corsa a scudetto sarebbe finita 2 o 3 giornate fa. In un campionato normale. Hanno provato fino all'ultimo a spingerli, no, per provare a rendere magari la Serie A più bella e avvincente fino all'ultimo. Non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta, perché, oh, forse hanno iniziato, no, a dare favori così 2 o 3 partite dopo. Avessero iniziato prima, probabilmente ci sarebbe stato un epilogo diverso. Non è andata a finire così e onestamente va anche più che bene, perché adesso ne vanno bene 3, 4, 5, 7 di favori arbitrali, ma una certa basta, non è detto che poi comunque riesci a portartelo a casa. Così è andata ed è bellissimo così, va bene così. E attenzione, purtroppo non sta a significare tifare Milan, è proprio veramente il detto, il nemico del mio nemico, punto, finisce lì, né più né meno, e onestamente va bene così, cioè tanto nel momento in cui dopo stranamente proprio Juve Inter, la Juventus si è definitivamente tirata fuori dalla corsa a scudetto, a te t'era rimasto se scegliere tra chi t'ha battuto in finale di Supercoppa con un rigore così, t'ha battuto in finale di Coppa Italia per un rigore così, con un rigore netto a tuo favore non ti ha dato la possibilità di giocarti magari lo scudetto che molto probabilmente non avremmo vinto perché tanto la situazione è quella che è, questo è sempre giustissimo riconoscerlo, o il Milan. Chissà chi va, chi andremo mai a scegliere, chissà quale sarà la scelta del meno peggio, attenzione, perché di questo che si parla banalmente del meno peggio, né più nemmeno, è il meno peggio quest'anno, decisamente non era l'Inter, decisamente non era l'Inter. E la cosa bella sarà la morale che verrà fatta, sarà veramente una roba meravigliosa la morale da parte di quelli che negli ultimi 10 anni hanno tifato decine di squadre tra Italia e Europa che la metà era sufficiente. La cosa ancora più bella sarà quella lì. E mi va bene, mi sta benissimo, mi sta benissimo. Solo che purtroppo c'è un piccolo cavillo giuridico, ovvero che il tempo è galantuomo. Te ha voglia di tifare tutte le squadre in Europa, il Galatasaray, il Malmo, squadre di questo genere, pur di vedere la Juventus perdere. Poi però, puntualmente, quando si deve pagare il conto, ci si ricorda anche di queste cose. E così è ancora più bello. Tutti quanti l'avevano incanalata per l'Inter a San Siro contro la Sampdoria, una passeggiata. Il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che non è detto che sia banale, scontato. Ed è stato ancora più bello, lasciatemelo dire, vedere il Sassuolo tutto bello lì appecorato, che qui va detto, ha preso 3 gol che la Madonna. Per carità, il Milan ha gioco, ha intensità. È giustissimo, anzi, poi in una partita come quella di oggi non era per nulla banale, perché sai, è vero che si giocava su 2 risultati su 3 la partita del Milan di oggi, però non è detto, non è scontato fare soprattutto un primo tempo come quello che ha fatto il Milan, dove in sostanza è andato a sigillare lì il discorso scudetto. Non è per nulla scontato, perché sai, magari ti viene quella sana scaga. E non sai mai che cosa può succedere, nulla è mai detto fino all'ultimo che cosa può succedere, mentre invece loro sono stati bravi anche grazie al Sassuolo. E mi ha fatto strano che Carnevali, no, ti va a fare uno sgarbo così a Beppone Marotta nazionale, eppure l'ha fatto, eppure tutto quanto è finito come doveva finire. E la seconda stella la prossima volta, e spero che la prossima volta sia davvero tra parecchio, perché adesso con tutto il bene del mondo io mi sono anche bella che rotti i coglioni vedere solamente una lotta tra Milan e Inter. A sto punto torniamo a giocarcelo l'anno prossimo, più che altro questa qui è una mia speranza. Mi sono bella che rotti i maroni, se me lo consentite, che non sta a significare vincerlo necessariamente, ma almeno tornare a giocarcelo, quello lì sì, quello non sarebbe poi più di tanto male, non sarebbe per nulla male. Però questa volta c'era da scegliere tra la meno peggio, e fortunatamente la meno peggio
ha trionfato, anche perché dopo le inculate che si era presa con de delle decisioni un pochino così, se alla fine di tutto gli andavano a fottere lo scudetto all'ultima giornata, nonostante abbiano fatto di tutto, per fare una roba del genere, questo comunque va detto, almeno tutto è finito come doveva finire. Noi l'abbiamo presa nel culo in Supercoppa e in Coppa Italia con delle scelte un pochino così. Ma va bene, te la puoi prendere anche fino a una certa nel momento in cui sei tu in primis a fare delle partite che, insomma, ti puoi neanche appellare poi più di tanto alla fine di tutto. Però a quel punto, nel momento in cui, no, si apre un bivio, scegli quello che ti fa meno male, che ti fa meno dolore, anche perché onestamente penso che il Milan se lo meriti per le idee, per il progetto. Per quella che è stata la mentalità degli ultimi anni del Milan nel costruire una squadra che, comunque, sapete, ci sono dei giovani andati a pescare chissà cazzo dove, dei senatori che, dei senatori, quantomeno della gente con esperienza che è stata in grado di prendere per mano quelli che ne avevano un pochino meno e tutti quanti hanno remato dal primo all'ultimo per un obiettivo comune, con idee, con voglia, con corsa, con grinta, con cose che purtroppo a noi negli ultimi anni ci sono abbastanza mancate e poi di fatto i risultati si sono visti poi sul campo. Anche questo comunque purtroppo va detto perché è di ciò che si parla, no? Analizzando quelle che sono state le ultime stagioni della Juventus. Ma va bene così, ma va benissimo così. Purtroppo, cioè, va benissimo così, in realtà per un cazzo, però a sto punto, no, prendi il meno peggio e quando il meno peggio arriva, ti viene quasi normale dire va bene così, con la speranza però che basta, un anno lo puoi passare, due tanto tanto, dal terzo tocca tornare là, dal terzo tocca tornare a giocartela, quantomeno a giocartela, ecco, non necessariamente vincerla, però sta di fatto che finalmente questo campionato adesso a tutti gli effetti, più o meno quasi, anche perché c'è una lotta a retrocessione da decidere, ce lo siamo levati dei maroni e va bene così. Già mi piace l'idea che si possa parlare al passato di questa roba oscena a cui abbiamo assistito in questa stagione con la speranza, no, di vivere un futuro un tantinino più roseo, un filo. Mi accontento davvero di un filo, nulla di più, nulla di più. Però mi spiace, dai, spero che per la seconda stella se ne possa parlare tra una dozzina d'anni. La mia unica vera grande speranza è questa qui e nulla, cosa ci volete fare? Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Yeah.